Sì, grazie Monica. Oggi le telecamere del mio medico sono a Pozzilli, in provincia di Isernia, al centro Neuromed, che è un centro all'avanguardia, un istituto dove è possibile fare riabilitazione. Noi ci troviamo all'interno della palestra dove alle mie spalle, vedete, ci sono anche dei macchinari all'avanguardia di ultima generazione che aiutano i pazienti che hanno subito dei gravi danni dopo un ictus. Io sono in compagnia del dottor Ennio Iezzi, che è neurologo e direttore dell'unità operativa complessa di neuroriabilitazione. Allora, intanto grazie per averci aperto le vostre porte, averci consentito di entrare e vedere proprio in concreto come si lavora qui dentro. La prima cosa che le chiedo, dottore, per partire proprio dal principio, che cos'è un ictus e quali sono i danni che può provocare? Buongiorno, grazie per esserci venuti a trovare e un saluto a tutti i vostri telespettatori. Il termine ictus indica un danno di un'area cerebrale che è legato ad un insufficiente ed improvviso afflusso di sangue al cervello. È una grave emergenza medica ed è una grave causa di disabilità. Distinguiamo due categorie fondamentali di ictus, l'ictus ischemico e l'ictus emorragico. Nell'ictus ischemico viene a crearsi un'improvvisa ostruzione di un vaso cerebrale da parte di un coagulo o trombo, oppure da parte di piccoli frammenti di coaguli che partono da lontano, in particolare dalle arterie del collo o dal cuore. Nel caso dell'ictus emorragico invece abbiamo uno improvviso spandimento di sangue all'interno del cervello a causa della rottura di un vaso cerebrale. A seconda dell'area colpita potremmo avere una diversità di sintomi che comunque hanno la caratteristica di insorgere rapidamente. I sintomi più comuni comprendono la perdita della coscienza, la perdita della vigilanza, alterazioni ad articolare la parola, disturbi del linguaggio, disturbi dell'equilibrio, perdita di forza o di sensibilità da un lato del corpo, paralisi facciale, disturbi visivi, insomma un corteo sintomatologico molto variegato. Si arriva addirittura ad avere anche dei deficit, a volte molto selettivi, di funzioni cognitive superiori altamente specializzate. E quanto e come è possibile recuperare? Ma quanto è possibile recuperare soprattutto? L'entità del recupero clinico ovviamente dipende da molti fattori. Dipende intanto dalla sede della lesione, dall'estensione della lesione, ma dipende anche dalle capacità intrinseche dell'individuo di recuperare, che fanno sì che alcuni individui siano più predisposti a recuperare. Questo non vuol dire certamente che chi lo è meno deve essere penalizzato, anzi, riconoscere chi è meno fortunato dal punto di vista genetico ci consente di lavorare più intensamente con quel tipo di paziente, quindi fornirgli una possibilità di recupero maggiore. Allora, dottore, noi lo abbiamo detto all'inizio, siamo qui al Neuromed, che è un centro all'avanguardia per la neuroriabilitazione. Qui abbiamo dei macchinari. Ci spiega appunto quali sono questi mezzi che voi utilizzate e che avete a disposizione e mettete a disposizione dei vostri pazienti? Sì, dunque, l'intervento riabilitativo ovviamente non può prescindere dalla presenza del fisioterapista, perché l'attività robotica è di fatto un complemento importantissimo nella gestione di questi pazienti, che consente di personalizzare il trattamento, intensificare il trattamento, tarare l'apparecchio sulle reali capacità che ha in quel momento il paziente, ma anche di ottenere tutta una serie di dati numerici che ci consentono sia di tracciare dal punto di vista quantitativo il recupero del paziente, sia di ottenere dati utili ad esempio per la ricerca. E allora, dottore, noi ci fermiamo qui per poco, perché intanto appunto ci prepariamo e lei ha nominato il fisioterapista, quindi io intanto ridò la linea allo studio e poi tra un po' ce la riprendiamo per farvi vedere esattamente come funzionano questi macchinari insieme al fisioterapista. Ci vediamo più tardi, linea a te Monica allo studio. Sì, grazie Monica. Noi siamo sempre qui a Pozzilli, al Neuromed, all'interno della palestra dove si fa riabilitazione. Vedete alle mie spalle che grazie alla paziente, la signora Maria, abbiamo messo in funzione la macchina, quindi vi faremo vedere come funziona. E ora sono in compagnia del fisiatra, appunto, di cui parlava prima, il dottor Iezzi, che si chiama Carmine D'Avanzo, il dottor Carmine D'Avanzo, ed è fisiatra e responsabile della palestra di neuroriabilitazione. Grazie anche a lei per
perché stiamo cercando di far vedere e di spiegare appunto come funzionano questi macchinari all'avanguardia per la riabilitazione dopo l'ictus. In particolare, dottore, ci spiega questa macchina che abbiamo qui dietro che cos'è, come si chiama e quindi come funziona? Sì, buongiorno e grazie a voi. Allora, è un macchinario che si chiama Locomat, è un esoscheletro ed è un macchinario di ultima generazione che ci aiuta a cercare di recuperare i danni che l'ictus può causare al paziente. Nella fattispecie abbiamo la signora che ha avuto un ictus di recente insorgenza, sta qui da noi da circa da 2 mesi, che purtroppo le ha causato un danno motorio sull'emisoma, quindi sul lato di sinistra. La signora lentamente è riuscita mano a mano a migliorare alcuni aspetti del percorso riabilitativo finché siamo raggiunti più o meno a recuperare parzialmente la stazione retta. A questo punto abbiamo iniziato, in accordo ovviamente con tutto il gruppo di lavoro, quindi neurologo, fisiatra, ovviamente fisioterapisti, e in accordo con la paziente, a questo trattamento. Il Locomat è un esoscheletro che ci aiuta a recuperare il cammino e la deambulazione. È fatto da, come potete notare, da un tapirulà, da delle ortesi meccaniche che avvolgono gli arti inferiori, un sistema di imbragaggio che ci permette di mantenere in sicurezza la paziente durante il training, e la cosa più importante è comunque anche un sistema di allievo del carico, ossia ridurre il carico della paziente. Questo è un aspetto fondamentale perché chi ha avuto un ictus può presentare un deficit di forza per cui i pazienti non riescono a mantenere questa posizione. Quindi noi con questo modo ci riusciamo. Ovviamente è tutto contornato anche dalla possibilità di un feedback visivo, quindi con un avatar che la paziente può tranquillamente notare la sua posizione con scenari diversi e soprattutto con complessità di esercizi che possono variare. Dottore, quanto dura una seduta e quante volte bisogna ripeterla per ottenere ovviamente dei risultati migliori ma anche in breve tempo? Ovviamente sono dati che possono variare dai pazienti, ma tendenzialmente i dati che noi comunque portiamo sono circa una durata dai 30 ai 45 minuti e più o meno le sedute sono in totale per circa 4-5 settimane. Allora, dottore, lei ci ha fatto vedere come funziona il Locomat, che però, come diceva, serve soprattutto per la riabilitazione degli arti inferiori. Invece c'è un altro macchinario che avete qui in palestra che serve per la riabilitazione degli arti superiori. Esattamente. Di che cosa si tratta anche in questo caso, come si chiama e che funzione ha? Allora, ovviamente esistono vari macchinari. In questa palestra, ovviamente, del Neuromed abbiamo l'Aramis e in particolare abbiamo anche un altro macchinario che si chiama Armeo Spring. È un macchinario che, come ho detto in precedenza, è utile per il recupero funzionale dell'arto superiore, nel caso infatti anche della nostra paziente che, come ho detto in precedenza, che ha subito un danno motorio anche all'arto superiore, ci permette con un'ortesi che ha un sistema di molla che riduce ovviamente il carico dell'arto, perché ovviamente non ha una forza completa, di poter essere mosso. Ovviamente tutto questo abbiamo un feedback visivo e abbiamo degli esercizi vari, con varia complessità, al fine di poter recuperare il classico gesto che tutti quanti noi abbiamo in qualsiasi momento della giornata. Allora, intanto, dottore, io la ringrazio, ringrazio il dottor D'Avanzo, ringrazio anche il dottor Iezzi che prima è stato con noi. È stato importante vedere come la riabilitazione appunto fa un percorso all'avanguardia in questa palestra del Neuromed. Io restituisco la linea allo studio e noi ci rivediamo più tardi per i saluti. A tra pochissimo.